Dopo 2 anni di pandemia, il simulacro di San Michele Arcangelo ritorna nell'omonima chiesetta tra le preghiere e la devozione dei fedeli, 15 giorni intensi per la parrocchia che, grazie al Comitato dei Festeggiamenti Patronali della Chiesa di San Michele, ha predisposto un programma per la festa patronale, per l'appunto, che viene racchiuso tra le due processioni dell'8 e 22 maggio, organizzate insieme alla Deputazione di San Michele e alla Parrocchia della Cattedrale. Che è la prima volta che vedo questa festa, essendo arrivato qui come parroco e guardiano nel settembre del 2019, quindi ho potuto partecipare alla prima delle feste, quella liturgica di fine settembre, per le vie della città, ma questa patronale nostra qui, e che ricorda appunto il giorno dell'apparizione di San Michele Arcangelo in questo luogo, è il miracolo della scampata, pericolo della peste. Ancora non avevo avuto la gioia di poterlo vivere. Ho voluto concentrare la tradizione e nello stesso tempo anche qualche novità. Ecco, la tradizione nel riportare San Michele Arcangelo nella chiesetta che è stata a lui dedicata, per cui è stata costruita anche, no? Nel luogo dell'apparizione. Perché è un luogo scelto da un santo, dovrebbe essere un santuario, ecco. Ma lo è di fatto per l'afflusso di pellegrini, di gente che viene quotidianamente e soprattutto in questo periodo, sciogliere voti, ringraziare il Signore, fare promesse, ecco, vivere un momento di spiritualità anche di ritorno con qualche confessione in più, magari di gente che da tempo che non si accosta ai sacramenti. Ecco, l'occasione della festa liturgica del ricordo anche dell'apparizione in questo 8 maggio diventa un momento per ritornare al Signore, e per ringraziarlo per l'intercessione dei santi che sono i nostri amici in cielo. Previsti momenti di preghiera con sante messe, rosario e litanie di San Michele ogni giorno, una veglia la sera del 13 maggio, le domeniche alle 17 la missione che coinvolge le comunità neocatecumenali della parrocchia nella piazzetta dei Marinai tra testimonianze e canti e poi tanta musica, a partire dalla festa patronale venerdì 20 maggio con degustazioni, spettacoli e sketch e persino una tappa del tour Come un raggio del musicista, cantautore, compositore, arrangiatore e scrittore italiano Giuliano Rassu, che nella sua carriera ha anche partecipato nel 2009 ad X Factor. Tour come un raggio, toccherà anche questo magnifico posto che è Caltanissetta, stimolato soprattutto e illuminato ancora di più dalla fede che sempre mi accompagna. Quindi in questo bellissimo tragitto, la processione al quale ho partecipato fortunatamente, perché è stata un'esperienza magnifica alla celebrazione di San Michele, quindi dalla cattedrale fino a qui alla chiesetta. E quindi è un inizio di tour, un bel inizio di tour, quindi accompagnato dalla fede, perché questo sono praticamente certo che darà i suoi bei frutti. Una serata all'insegna dell'intrattenimento musicale, quella del 15 maggio dunque, nel piazzale della parrocchia di San Michele, durante la quale si esibiranno anche i Polo Sud.